Una sera mi sono trovato a vedere un cabaret di giocoleria, un cabaret di magia, giocoleria, e per la prima volta, nel momento in cui i due giocolieri hanno iniziato a lanciare in aria le clave, mi sono reso conto che l'idea che avevo in testa di questa pratica era completamente diversa dalla realtà, e quindi per la prima volta, man mano che loro aggiungevano clave, man mano che il numero diventava più difficile, mi sono reso conto di quanta concentrazione, allenamento, fatica, e improvvisamente senti che c'è qualcosa in quello che stai vedendo che ferma in un certo senso il tempo che stai vivendo. È come se l'aria intorno a te si purificasse e senti che sei esattamente in quel momento, in quel luogo. E da lì che è nato il progetto sulla giocoleria. E il mio interesse verso questa questione delle pratiche, che continua ad aprire numerosissime finestre, l'abbiamo pensata come una trilogia, quindi dovrebbe terminare il prossimo anno con un terzo capitolo, con una nuova pratica, in realtà è applicabile a tantissime cose, a tantissime azioni, a tantissimi movimenti che appartengono alla collettività, che appartengono ad una comunità. Quello che è interessante per me è ciò che cerco di fare, spero di riuscirci, è come se queste pratiche che ci passano sotto occhio tutti i giorni, o è come se fossero in un certo senso in attesa di un rivelamento del loro vero significato. E andando alla radice del significato della pratica in oggetto, è come se ci trovassimo di fronte a una specie di sistema di segni quasi archetipici del pensiero umano, all'interno del quale riusciamo a riconoscerci, io riesco a riconoscermi, all'interno del quale io come spettatore inizio a pensare a quello a cui sto assistendo, a pensare alla mia posizione rispetto a ciò che sto vedendo, a sentirmi inglobato in questa intimità. I titoli sono sempre un mistero, nel senso che a volte arrivano subito, a volte arrivano prima dell'inizio del processo, a volte arrivano all'ultimo momento e non so come mai. Ma Untitled perché stavo scrivendo il progetto e non avevo un titolo, e c'è un artista verso la quale io continuo sempre a tornare ad ogni inizio di progetto. Sono le sue fotografie che continuano a farmi riflettere ancora dopo tanti anni. È la fotografa Diane Arbus, la cui ultima raccolta fotografica si chiama Untitled, perché lei era sempre abituata a titolare le sue fotografie, ma quest'ultima raccolta fotografica era ancora in fieri, in un certo senso, perché lei è morta di suicida nel 71, e quindi sono le uniche fotografie, l'unica raccolta fotografica che non ha titolo, e quindi si chiama Untitled, e la stavo risfogliando in quei giorni lì e ho sentito che non c'era un bisogno di definire quello che stavamo facendo. Questo sottotitolo, I Will Be There When You Die, è arrivato in maniera del tutto casuale tanto tempo prima, e non mi sembrava un titolo perché era troppo lungo, però è il titolo di una canzone di My Morning Jacket, che è una band americana, e mi piaceva all'inizio questa idea che può essere molto rassicurante, appunto io ci sarò quando tu sarai lì e morirai, ci sarò lì per te, e allo stesso tempo può essere anche una minaccia, attenzione che io ci sarò. E lavorando con i giocolieri, in realtà mi sono accorto che è stata un'intuizione inconscia incredibile, perché
ho scoperto che non si diventa giocolieri, ma che c'è qualcosa che hai dentro, probabilmente sin da quando sei piccolo, è una sorta di autismo che ti porta a praticare questa pratica assurda. E loro mi prendono sempre in giro perché alle interviste racconto sempre questo aneddoto che mi hanno raccontato, che secondo me chiarisce esattamente quello di cui sto parlando. Dicono: se vuoi riconoscere un giocoliere da bambino, vai a vedere una partitella di calcio con tutti i bambini piccoli che giocano a calcio, no? Ci sono tutti i bambini che giocano e poi ce n'è soltanto uno in un angolino che invece di giocare con gli altri bambini fa i palleggi. Mi piace molto parlare di poetica e di bisogno di drammaturgia. Normalmente la scrittura coreografica si costruisce in base ad una domanda che a volte non ha risposte anche. Per cui ad esempio in Folks la domanda che ha costruito lo spettacolo era: come è nata questa, come ha avuto origine questa tradizione e come finirà, se finirà un giorno? E la risposta che ci siamo dati rispetto alla fine di questa tradizione è che lo sappiamo, ovviamente, perché la tradizione è ancora viva, ma l'unica cosa che sappiamo è che questa tradizione, poi è una soluzione filosofica, questa tradizione finirà quando non ci sarà più nessuno a guardare questi balli, oppure quando non ci sarà più nessuno a praticare questi balli. Ecco, questa, in base a questa risposta e a questa domanda abbiamo strutturato la performance, abbiamo strutturato la partitura coreografica, abbiamo preso delle scelte. Nel caso dei giocolieri non c'è stato bisogno di creare un sistema così aperto, perché la domanda non prevedeva un coinvolgimento del pubblico in maniera diretta. Quindi quello che abbiamo fatto è in realtà uno spettacolo di 50 minuti frontale, in cui c'è sempre questa possibilità incognita dell'errore, ma sì, penso che la questione della scrittura coreografica per me sia molto legata a trovare delle domande. Rispetto alla questione di queste pratiche, in particolare questa della giocoleria che presentiamo a Roma Europa, era quasi una sfida per entrare in un tempo che non fosse quello della danza contemporanea, né quello del teatro, né quello del circo contemporaneo, ma fosse un tempo dilatato, che è più simile, se vuoi, a quello della performance. Per cui questo lavoro è fatto semplicemente di lanci. Soprattutto i primi 40 minuti sono soltanto lanci verso l'alto, e quello che è molto interessante in questa ripetizione in relazione a questa pratica è che la ripetizione dopo un po' sviluppa per forza di cose un errore, una caduta. La cosa interessante di questa pratica è che è impossibile che non avvenga l'errore, anche perché ti stai confrontando con qualcosa che è la gravità, contro la quale non puoi vincere, e questo è ancora più assurdo e anche commovente in un certo senso. E quindi in questa ripetizione il tempo che ci siamo dati è veramente dilatato, lascia veramente spazio ad una sorta di meditazione. Ecco, la parola meditazione è stata molto importante, perché la condizione del performer che fa giocoleria in quel momento, ma anche se vuoi del performer in generale, è simile alla meditazione, nel senso che, ok, quando mediti non pensi che stai meditando,
quando mediti ovviamente non pensi a qualcos'altro che non sia lì in quel momento, ma se pensi che stai meditando, smetti di meditare. E il loro stato è molto simile alla meditazione, perché se pensano a quello che stanno facendo si allontanano tantissimo da quel momento che stanno vivendo. Se pensano a qualcos'altro che non è lì, ovviamente è un disastro. È veramente una pratica che ti obbliga a essere nel qui e ora. Thank you.